Bella ragazzi e benvenuti. Kika, hai scorreggiato? Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi c'è una cosa molto importante che faremo insieme, cioè la scelta della squadra e in più il primo giorno al quartiere. Gireremo tutto il quartiere. Piccolo appunto sulla scelta della squadra. Ragazzi, ho fatto veramente anni dove ho giocato in squadre veramente forti. Ho giocato già a Cleveland l'anno scorso, ho giocato veramente in squadre devastanti e abbiamo sempre fatto furore. Quest'anno sinceramente vorrei concentrarmi di più sul mio giocatore. In che senso? Nel senso che vorrei fargli fare una crescita, quindi partire dal basso, da una squadra che comunque deve esplodere, provare a fargli fare una buona stagione, anche magari senza qualificarci ai playoff, stando nei nostri ritmi, tranquilli. Ci saranno un po' di sconfitte, può essere, ma giocheremo a basket, ci divertiremo, giocheremo a NBA 2K e voi vedrete probabilmente delle partite al posto di vedere magari sempre il solito ball handling e l'ingresso. Potrà capitare, perché comunque questo è un giocatore che punta molto anche all'ingresso. Però quello che voglio dirvi è che non sarà facile gestire. Quindi non vi preoccupate, so che molti di voi ci rimarranno male per la scelta della squadra. Però è così. Sto giocando e sto cercando di farvi vedere qualcosa. Potrà capitare che farò 200 ball handling e vado dentro. Farò triple, farò brutte partite, però quello che è importante è che voi guardiate appunto la crescita del giocatore. E quest'anno vorrei fare delle cose particolari, cioè vedere proprio insieme cosa succede. Quindi vi parlerò ad inizio video, al posto di partire subito con la partita e fare solo la partita. Ci metteremo magari degli obiettivi, faremo delle cose, ragazzi. Quindi preparatevi sempre, seguitemi su Instagram, perché Slefty, ci saranno sondaggi, ci sarà di tutto. E poi ovviamente cercherò di tagliare la barba. Mercato dei free agent. Rieccoci qui ragazzi, aperto. Ora, abbiamo fatto un piccolo ragionamento dove tutti avete detto: Ale, ma prenditi un casino di VC e poi sarai anche la miglior riserva. Però i Cavs li ho fatti l'anno scorso e sinceramente quest'anno non mi piacciono. Milwaukee, non voglio assolutamente andare in competizione con Giannis. New Orleans, sinceramente, ve lo dico sinceramente, come squadra non mi piace. Mi piace solo un giocatore dei Pelicans e quindi non mi pare corretto. Nei Lakers sarebbe troppo scontato andare ancora per l'ennesima volta con LeBron, andare ancora con la squadra che comunque quest'anno verrà pompata dai media, assolutamente no. Portland l'ho già fatto. Orlando non mi piace come squadra, Memphis non mi piace, Chicago l'ho già fatto, Detroit non mi piace, New York l'ho già fatto. Quindi stiamo andando abbastanza tranquilli sotto questo aspetto. I Kings li ho già fatti, voi non ve lo ricorderete, ma nella prima carriera, forse nel 2K15, quindi non nella prima, ma all'inizio del 2K15. Nets non mi piace come squadra, Clippers non mi piace, Charlotte mi piace molto, ma non la vedo proprio in crescita in questo momento. Denver mi piace tantissimo, ma qui ce la potremo persino giocare già per i playoff. E voglio fare una stagione tranquilla senza troppe aspettative. Miami non mi piace, nel senso, non mi piace come squadra, ma non mi piace il quintetto. Philadelphia credo che abbia già troppi giovani esplosivi. San Antonio, troppo scontato anche qui andare con Marcus. Ci rimane giocare con i Suns. Potrebbe essere una scelta interessante. C'è un certo Ayton che può crescere veramente. C'è Booker che può tripleggiare tantissimo. Hanno un buco incredibile come playmaker. Ma se dovessi scegliere io, probabilmente metterei playmaker Booker, guardia Josh Jackson, Miracle alla piccola, Anderson e appunto Ayton. Potrebbe essere un quintetto interessante. Booker, secondo me, il play lo può fare tranquillamente. Il gioco ovviamente rispetterà i ruoli, quindi come playmaker ci saranno probabilmente giocatori un po' scarsettini,
però credo che sia la scelta giusta. E quindi per quest'anno poche aspettative, il primo anno è di transizione, poi bisogna andare a puntare al titolo, però il primo anno voglio farlo tranquillamente. Vediamo cosa riesco a strappare, se magari riesco ad andare a 800 BC, boh. AI, mi fa piacere che tu ci abbia preso in considerazione. I Suns sono seriamente interessati alla tua carriera. Grazie, ho lavorato sodo e spero che qualcuno mi dia un'occasione. È esattamente quello che vorremmo offrirti, un'occasione. Siamo rimasti molto colpiti dalla tua prestanza nell'ultima partita della stagione e crediamo che ti sia guadagnato un posto nella Lega. Mi fa molto piacere. E infatti, mi fa piacere sentirlo, mi sembra di avere una vasta scelta in questo off-season, ma sono comunque molto curioso di sentire la vostra offerta. Andiamo al dunque, i dettagli sono questi. Allora, il fatto che io possa fare una controfferta è molto bello, però mi deve dare anche la possibilità di fare una controfferta. Però io vorrei fare un anno solo, in modo da essere nuovamente, e questa è una furbata ragazzi da parte mia, in modo da essere nuovamente free agent alla fine dell'anno. Già se accettano una cosa del genere, per me è fantastico. Quindi 800 e un anno solo di contratto. Allora, figata che loro possa, che io possa contrattare tutto, ma se mi dicono di no a una cosa del genere, inizia già a puzzarmi. Bonus per uno, vediamo se poi più avanti riuscirò a farlo, perché credo che già 25 non vada bene, ragazzi. Proviamo, dai. È ancora troppo per le nostre tasche? Oh, l'hanno cambiata però. Mi hanno dato un minuto in più. Accettiamo, ragazzi. Non importa, mi hanno dato un minuto in più. 800 VC? Ok, il bonus fa niente, oh raga, cioè dai, su. Secondo me ce lo guadagneremo più avanti. Abbiamo un anno di contratto, un bonus, ok, un anno di crescita. Dai, secondo me va bene. Musica per le mie orecchie, sono davvero felice che siamo riusciti ad accordarci. Non vedo l'ora che inizi la stagione. Ancora sta casa, ma la cambiamo o no? Hey, what do you do, youngin? Hey, appreciate you meeting with me. Yeah, you can thank my agent for that. Yeah? He happened to mention why I wanted to sit down? Nah, you know, just told me to keep an open mind. So when you moving to a new spot? Oh, you know, a couple weeks back. I still remember my first check, man. Had the little Knicks logo on the top corner. Next day, I went out and bought me a watch all frosty. 3 weeks later, on the road in Miami, hit up Mansion Post game. And the next morning, woke up. Poof. Two in the lodge, gone. You heard her insurance? I thought I was gonna play forever. Like Vince Carter, collecting a paycheck and a pension. Last thing I remember was James Harden's grin. He hit me with that half cross, half carry thing he likes to do, and I'm waiting for the step back, and the next thing I see, black. Woke up in Cedars. Mama was sitting there with a Bible on her lap while the doctor told her that I had hypertrophic cardiomyopathy. Means my heart muscles were so swollen, blood couldn't pass through no more. Doc told me I could never play ball again. It's the worst day of my life. I mean, hoop was my identity, man. It was my reason. After that, miseria. Spun out, you know? People try to reach out, you know, all the dudes from around the league that you'd expect. Oh, try to make me feel better, but I wasn't hearing them. It wasn't long before I was back in my mama's crib in Jersey. Same single bed. Flat broke. It's amazing how quick the cheese melts. The humbling comes for us all. Matter of fact, I still remember the first time I saw you playing the dike as a freshman. So cocky, you'd make LeVar Ball blush. Ooh. Oh, all right. So that's why you took my ankles, huh? Man, I remember. People still send me gifts of that. That's why you so salty, huh? Man, you are competitive. I get it, no one likes a clown. Molto competitivo, man, da come ha reagito in questo preludio. Still in my shine, man. I couldn't just relinquish the crown, man. It's Dykeman. I know, man. They never let you forget. Right?
So we good? Yeah, man, we good. All right. See, the real reason I'm here, man, I want to manage you. Oh, okay. Oh. Manager? Yo, man, have you ever managed anyone? I mean, technically, you're the first player I've ever even approached about this. But wait. You know, the last few years, I was coaching AAU, and I was finishing up my finance degree. You know, I've been paying my dues. Look, I don't know, man. Like, what's an undrafted free agent even need with a manager? You know, agent and lawyer got me covered. No. Listen, they're deal makers. I handle the day-to-day. I'm talking media, endorsements. For instance, how much you paying for this crib, huh? I don't know, six. Six. It's a new apartment building over on Park that's willing to let you live there rent-free if you just mention them on social media. Trasferiamoci. I got a car dealership and a furniture warehouse that's willing to do the same thing. Oh. That's a new crib and a new car gratis. Dai. It might not be glamorous, but listen, you gotta think about this. Do you want to be the kid with the frosty wrists? Or the one with the diversified portfolio, huh? Chiamalo scemo. Our paths wouldn't even pass a sobriety test. But we made it back. You survivors. The real ones. Just imagine what we could do together, man. That's all I'm asking. Oh, che fai? Non accetti? Brother. Just imagine it, man. Bro. E beh? Ah, ci deve pensare. Hey, you know what? I don't have to think about it. I'm in. Mi ha risposto a me, cacchio. Non devo neanche pensarci, ci sto. As lefty! Fammi avere tutto, che figata! Ci sono, ragazzi! Il mio campo. Ma quindi c'è una possibilità di trasferirsi, ragazzi, da un'altra parte. Allen Eye! Larry Bird. Michael Jordan, che figata. Allora, c'è una possibilità di trasferirsi da un'altra parte o sbaglio? O ho sentito male? Attributi e distintivi, il mio giocatore, sponsorizzazioni? Tieni d'occhio le tue collaborazze con i marchi e scopri subito quanto... Ma che è? Wow! Questa cosa mi piace. Ehi, sponsorizzazioni attuali. Lubras. Inaugurazione mobilificio. 500 visi. Presenza. Wow. E l'altro? Il tuo assegno è ora disponibile presso l'ufficio del tuo agente. Sponsorizzazioni attuali. Foto autoconcessionaria. Slefty. Ma stiamo scherzando, abbiamo 1000 visi così? Li uso subito. Allora, ok, questa cosa mi piace molto, abbiamo anche aumentato i nostri fan che questa volta hanno una motivazione. Più aumentano i fan, più c'è appetibilità e più ci sono sponsor. Arriveranno VC gratis a cacchio probabilmente. Squadra NBA? I miei minuti, roster richiedi scambio. Perché richiedi scambio me lo... Prima di chiedere lo scambio devi giocare 10 partite. Ma perché? Oh cacchio, mi sa che i Bulls hanno chiesto qualcosa. No, dai, su. Che cacchio, sono appena arrivato. I miei minuti. Vedete che, come vi dicevo, il playmaker è Eli Okobo, che ha 70 di overall, peccatino. Però abbiamo Devin, abbiamo TJ Warren, che non è per niente male. E Ryan Anderson, DeAndre Ayton, che già parte con un 79. Andiamo a vedere noi, abbiamo Ariza, ragazzi. Non pensiate che questi due siano giocatori di cacca, perché non lo sono. Non lo sono. Da questa parte abbiamo anche Holmes, che è arrivato da fila. Poi abbiamo appunto Alex Miracle, che ha un 63 di overall e ha più minuti di Tyson Chandler. Ora vediamo se la PlayStation esplode di nuovo come il 2K dell'anno scorso quando scendi giù. Potrebbe essere veramente figo scendere da qua, ragazzi. Vediamo un po'. Ancora la ventola non è partita. Torna in strada. Non è partita, raga, la vento. Non ci credo.
Sta già caricando la strada. Sta già caricando la strada. Ha già caricato il quartiere, ragazzi. Il quartiere. Wow, da dove partiamo? Da qua, ok. Non ci saranno probabilmente più commenti con il... con il nostro amico, il custode, perché probabilmente l'NBA Store abbiamo qui, che ovviamente costeranno parecchio. Ok, voglio vedere un attimo dal parrucchiere se ancora i capelli hanno cifre assurde. Vediamo un po'. Sempre Docs. Hey, Iris, how you doing? Hey. What can I do for you? Ah, man, I'm looking to get a cut. Oh, great, have a seat. Thank you. Ma è Alabaster. Yeah, yeah, that's me. È Alabaster, ragazzi, ve lo ricordate? Oh, for real? Yeah, I'm a big fan of the basketball league. Almeno sembra lui. Hey, listen, last guy, he was charging our NBA players, so, you know, we had to make some changes. So, you know, anytime you need anything, you come on down here and I'll take care of you. No charge. I'm Floyd, by the way. Hey, man, it's nice to officially meet you, AI. Appreciate that. Right. Cioè, sta dicendo che ci sono i capelli... I capelli gratis, raga. Possiamo venire qua a cambiare capelli tutte le volte che vogliamo? Questo è scoppiato. Che figata questa cosa, ragazzi. Guardatelo. La soddisfazione. Credo che gli piaccia questa. A questo punto, per adesso, lasciamo così, dai. Abbiamo alzato un po' i capelli, gli abbiamo fatto un pelino di baffetti e una linea nuova nei capelli. Credo che quella linea la cambierà spesso, quindi magari non manterrò questa, ma sembra carina. Raga, tutto gratis dal parrucchiere, quindi guardate che figo che è. Capelli un pelino più alti e poi ovviamente un pelino di baffetti. Sembra Will Smith, il principe di Bel-Air, ma è giusto anche così, ragazzi. Magari poi gli faremo i baffetti un po' così. È molto old school lui come giocatore. Spero che vi piaccia. Dall'altra parte qui abbiamo il negozio di... Entra da Wills. Ah, devo avere un 85 per prendere lo skate e tutto il resto. Qua i tattoo. Vediamo se anche qui c'è qualcosa gratis. Hey, bella. Vediamo, voglio vedere solo i prezzi, sinceramente. Roba nuova? 1000? Vabbè, 1000, forse anche prima era così, dai. 5000? Roba nuova, però. Wow! 5000? Bellissimo, ma... Madonna! Ma perché ha tutto 5000? Dai! Raga! Dai! Ma che è il calendario cinese, ragazzi? Ma peccato, peccato per i prezzi. Premium. Belli però quelli nuovi, raga. 2000. Tessiti, 3000. Guarda qua. Los Angeles, New York, Houston, Seattle, Shanghai, Sydney. Non ce n'è più. Toronto, Atlanta, Chicago. Chicago, ragazzi. Bello, bello veramente. Bello veramente. Potrei farmi il tatuaggio di Chicago. Anche questo però è fighissimo. Ma costano tutti tantissimo però i tatuaggi. Vabbè, poi gli altri sono i soliti. Maniche 8000. Dai però, oh. Continuiamo a perlustrare il nostro quartiere. Abbiamo swags, ovviamente con i nostri vestiti. Vediamo un po' che cosa c'è. Accessori, probabilmente da swags ci sono gli accessori, quelli per credo. Ah, guarda qua, stavo dicendo, credo che questi siano gli accessori per appunto il parco. Bello il nuovo quartiere, però qui c'è il My Team, probabilmente. E che si fa qua, scusa? Entra nell'edificio la mia squadra. Forse si può direttamente accedere al My Team da lì, non lo so. Qua c'è Footlooker, ok. Poi abbiamo uno schermo dove probabilmente verranno proposte delle cose. Qua abbiamo il Pro Am, figata. Qua abbiamo il boost degli attributi, che ci servirà tantissimo se si va ai playoff, per esempio, si possono utilizzare. Cages. Che cavolo è? Vai alle gabbie?
E dove si salta, raga? Ma dai. Peccato che non c'è qualcosa da poter fare da solo, giusto per divertirsi un po'. Dovrebbero farlo, però. Che figata, ragazzi. Ne vedremo delle belle, dai. Adesso dedichiamoci soltanto a perlustrare il quartiere e poi anche in live magari faremo un po' di queste cavolate. Qua, ok, sempre alza la posta, un altro schermo. Qui che cosa c'è? Il rec center, ok. Quindi diciamo che di novità vera e propria ci sono le gabbie, ecco. E il fatto che appunto i capelli siano gratis. Qua abbiamo il nostro classicissimo allenamento Gatorade per la resistenza. E questo, vediamo come funziona quest'anno. Dai, proviamo a fare questo qua e vediamo come ci aumenta la resistenza, come si visualizza. Guardate quanto è old school con i baffetti. Glieli devo fare più marcati, però. Ancora due esercizi per ripristinare il Turbo Gatorade. Ah, non mi fa vedere una percentuale, però. Credo di aver visto praticamente tutto, perché lì torno nel mio campo. E guardate qua a sinistra, subito a sinistra del mio campo. Allora, il quartiere è stato strutturato molto meglio, stupendamente. Guardate al centro, si può già giocare. Si può già giocare tranquillamente e qui, ogni qualvolta ci saranno delle esibizioni, diciamo. Ah, si può passare. Oh porca miseria, ogni qualvolta ci saranno degli eventi o qualcosa, cambierà tutta la struttura di questa zona. Guardate che bello, si può raggiungere tutto, niente caricamenti, niente rotture di balle. Una volta arrivati qui è finita. Hanno ascoltato probabilmente quello che ho detto nel prima di comprare NBA 2K. Hanno visto quel video e hanno cambiato tutto al momento, credo, a vederla così. Intanto andiamo qua per vedere chi c'è. Oh. Hi, I'm Veronica, I'm Nikhil's partner. Check for you. Great. Nice to meet you. Nice to meet you. Alex Miracle, 500 sponsorizzazioni. Ma non erano 1000, scusa? Avevo fatto 500 e 500. Ah, ma ti sta di... Questo è l'assegno delle automobili. Poi c'è l'assegno Lou Bross, altri 500. Dai, che figa sta roba. Vabbè, raga, hanno migliorato tantissime cose. Sono contento. Sono veramente contento di quello che hanno migliorato finora. La storia è un pelino più credibile, anzi più credibile, e mi è piaciuta abbastanza. Quella del DJ, ragazzi, mi ha deluso tantissimo. Andiamo a vedere invece un po' di allenamenti e poi chiudiamo il video perché abbiamo girato tutto il quartiere. Vediamo i caricamenti, perché credo che sia tutto molto più leggero, ragazzi, rispetto a prima. Eh sì, sono già fuori. Porca miseria, ragazzi, hanno migliorato tutto quello che avevo chiesto. Veramente incredibile questa cosa. Allora, mettiamoci qua vicino all'alberello, che è carino. Il nostro alberello. Allora, andiamo qua. Quindi. Il mio giocatore, abbiamo già visto tutto, sponsorizzazioni, attributi distintivi, ovviamente ci sarà da migliorare qualcosina in questo ragazzo perché sennò non va da nessuna parte, però direi che ci siamo, ragazzi. Phoenix Suns, nuovo quartiere, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo quartiere, se vi piacciono delle cose, cosa vi piace, cosa non vi piace, fatemi sapere tutto e noi ci vediamo nel prossimo episodio con l'esordio in NBA. Con i Phoenix Suns.